Ciao a tutti, benvenuti. Ringrazio la Corghi della presenza nella nostra sede. La nostra è la Mirarchi Pneumatici SRL. E io faccio parte in quanto socio insieme a mio fratello Antonio e mia sorella Teresa e mio padre che è l'amministratore, nonché il fondatore della stessa ormai 45 anni fa. Ci troviamo in Catanzaro, abbiamo due sedi, una è questa dove ci occupiamo del reparto del trasporto leggero vetture, oltre al reparto degli pneumatici, dallo smontaggio e montaggio con relative equilibrature e assetto ruote, abbiamo anche il centro revisioni per offrire una gamma di servizi maggiore alla clientela che ci viene a onorare della loro presenza. L'altra sede invece si trova in un'altra località che è limitrofa a Catanzaro, Simeri Crichi, dove è gestita da mio fratello e mia sorella insieme a mio papà. Si occupa di ricostruzione di pneumatici autocarro, dettaglio e tutto quello che è inerente, come per le vetture, anche per gli autocarri, il servizio che ne concerne. Montaggio, equilibrature, assetto ruote, allineamento più specificatamente. Il babbo, quando è che ha iniziato? L'azienda nasce nel 1974, solo come rivendita, assistenza pneumatici in genere. Poi nel 1990 abbiamo messo una ricostruzione bambina in località Simeri Crichi. Tutte e due aziende fanno 15 dipendenti. Stiamo andando avanti così. Direi l'orgoglio c'è, perché siamo una bella realtà. Ma lei nel 74 com'è che ha deciso comincio a lavorare sul pneumatico? Perché io ho iniziato a lavorare nei pneumatici nel 1961. Ah, allora c'è una storia precedente. Sono oltre 50 anni che sono, nelle gira dei pneumatici. Lavoravo per altre aziende, ero dipendente, e nel 1974 ho deciso di partire da solo. Quando ho iniziato io a montare le gomme di vettura, parliamo del 61, lo stallonatore lei lo conosce, quello manuale. Ma il 61 aveva quei tavoli in legno che si bloccava la ruota. Il 61 tu salivi sulla gomma con il tallone, ecco perché si chiamava stallonare, e picchiavi sul perché utilizzavi il tallone e la facevi. Poi con le levi a mano tiravi fuori questa camera d'aria, era tutto con la camera d'aria. Io ricordo le prime gomme tubeless che li montava il Maggiolino della Volkswagen, la 165-15, quella era tubeless e non sapevamo nemmeno come si doveva riparare. Ci credo. Spesso si metteva la camera d'aria direttamente, anche il cliente diceva, ma senza camera d'aria, ma come fa a tenere l'aria? Mettimi la camera d'aria! La voleva! Mazza, Cune, pensa un po' che per smontare una gomma di motopala la stallonavi dalla facciata superiore, poi la dovevi girare per smontarla e allora dovevi aspettare che passa qualche due o tre amici che ti davano una mano a sollevarla, perché era solo la giovane. I figli quando è che sono entrati? I figli quando è che hanno iniziato? Siamo nati, siamo nati qua dentro. Sì, perché noi le vacanze estive per noi era motivo di svago da una parte, ma anche di apprendimento. C'è una foto sua, aveva sette anni, mi pare, è tutto tinto, di meccanica. Di sporco, sì. Perché voleva venire ad aiutare perché è curiosito del lavoro di papà, e lui era il più grande. E quindi c'è una foto veramente... Sarà dell'80. Sì, anni 80. Siamo stati sempre qua, distante. Sì, sì, comunque... La scuola e poi ovviamente finiti gli studi e siamo entrati... Ma dopo, c'è stato un percorso di crescita, di investimenti. A Corghi come ci siete arrivati? A Corghi sono arrivato perché tra colleghi si parla, hai problema con
con quello che tu c'hai dentro e lo sa, ma questo, è, questo problema non ce l'ha. Poi conoscendo pure Furgiuele della zona, ci ha convinto. E qual è stato il primo prodotto Corghi? Il primo prodotto è stato Artiglio 26. Master 26, Master 26, quindi andiamo a metà anni 2000, o fine anni 2000, sì, può sì, essere? Sì. Saranno 8-9 anni fa, sì, ah, più o meno. Ok, sì. Sì. Quindi quello è stato il primo. Sì, quello è stato il primo. E da lì? Poi piano piano, quello di l'autocarro. Poi tutti gli altri. Ora è stato bravo Luciano anche. Ah, anche, anche, certo. Ma poi quello che... Il matrimonio si fa in due. Ah, sempre, sempre. L'assistenza, come vanno le macchine, si risolvono i problemi e si continua. Siete arrivati al top di gamma su tutte le linee di prodotto e io dico sempre, non è un caso, cioè non può essere un caso, una forse, ma tutte e tre è una scelta, è una visione consapevole. Sì, sì, è una cosa mia che ho cercato di prendere sempre il meglio per quanto riguarda attrezzature. Perché alla fine poi ci guadagni di immagine, ci guadagni di tempo di lavoro, eccetera. Lui dice sempre, la spesa la devi fare una volta, ma buona. Questo vale, direi che vale, sì, sì. Dovrebbe valere. Sembra di spendere di più, ma... Io penso che qua abbiamo speso dei soldi per montare, diciamo, questo attrezzo qua. Però penso pure che si risparmia anche lavoro, si fa prima. Il cliente rimane, diciamo, contento perché aveva un macchinario all'avanguardia, magari ha pure risparmiato tempo di lavoro, quindi quei soldi che tu hai speso in più lo guadagni sia di immagine sia di tempo di lavoro. È vero. Le macchine di oggi, no, come dicevi bene prima, non sono le macchine di una volta. Adesso ecco, si parte da un calettamento che partiamo dai 17 pollici in su, ormai le macchine, anche le piccole utilitarie, arrivano con delle dimensioni che prima pensavamo assurde o per le macchine più grandi. E adesso se non hai l'attrezzatura adeguata rischi non solo di non fare un buon lavoro, ma anche di scontentare, se si può dire, la persona che viene qui e pretende di pagare ma avere un servizio adeguato, no? E quindi abbiamo deciso di fare dei passi in avanti in termini di qualità e di servizio, e senza strumento è impossibile. Certo, lo strumento lo devi sapere utilizzare, ovviamente ci vuole la pratica, ci vuole l'esperienza, ma se hai la pratica e non hai lo strumento non vai molto lontano. A me mi ha attratto molto questo attrezzo qua, il remoto. L'ho visto adesso 5 anni fa in Germania, sì. Io sentivo loro, perché adesso è lui che gestisce, diciamo, vettura, l'autovettura qua, e ci arrivano dei clienti che hanno paura che mettendo le ancore dell'altro assetto si scalfiscono, si scalfivano i cerchi, e papà sa, dobbiamo mettere lo straccio, la gente. Quando ho visto questo qua adesso già senza ancore e più il lavoro che faceva, mi ha subito attratto, dico, quando è, dobbiamo vedere per metterlo in funzione. E quindi poi alla fiera di Bologna abbiamo deciso di... Le fiere le abbiamo sempre fatte, quelle di Bologna, di Essen, quindi siamo stati sempre presenti, quindi per cercare di essere quanto più possibile all'avanguardia, ma non per una cosa di presunzione di essere i primi ad avere quel determinato attrezzo, ma per essere, dare un servizio sempre performante, diciamo, performante alla clientela, all'automobilista. Stessa cosa nell'autocarro. L'equilibratrice diagnostica, la 99-80 mi sembra. E l'analisi del cerchio, dell'accoppiamento cerchio pneumatico, anche quello, sopra, anche quello, ma diciamo che sono diverse le cose che fanno la differenza, sì. Questa è una di quelle, perché riesci a capire se il problema di un probabile squilibrio è dovuto alla copertura, allo pneumatico o al cerchione, per cui si va subito ad escludere qual è il difetto. È inutile che si va a tentativi, o magari si dice cambia le gomme, magari il problema è il cerchione. Raddrizzi il cerchione e risolvi il problema. L'utilizzo del remo, sì. Per curiosità, le auto le passate tutte sul remo, quindi fate un'analisi, esatto, fate un pre-check. Questo l'avevo suggerito appena. Quando si comprato. Tratta di preventivi, sì, nel senso che mentre prima
per poter vedere se una macchina aveva bisogno di regolazione dell'assetto dovevi quasi fare l'assetto, perché lo vedevi alla fine. Esatto. Il vantaggio di questo strumento, che abbiamo ancora non sempre ma sempre di più utilizzato, è che mentre io magari vado a fare un preventivo in ufficio, la macchina la lascio in posizione, finisce prima lui che io a fare il preventivo, mi dice se la macchina ha bisogno o no di regolazione dell'assetto oppure no, e quindi eventualmente inserirlo nel preventivo di spesa. Lo puoi proporre al cliente. Certo. Com'è il rapporto con l'automobilista? Il prezzo la fa sempre da padrona? Si riesce a far capire il vostro lavoro dietro la professionalità? Mi permetto di rispondere perché magari io mi occupo più di questa parte, quindi sì, è apprezzato tantissimo. L'appuntamento noi già lo utilizziamo come metodo, diciamo, per far perdere meno tempo alla gente, perché ormai si scappa sempre. Ognuno di noi, anche nella nostra vita quotidiana, abbiamo impegni, per cui anche la semplice revisione periodica, piuttosto che il cambio gomme, è un furto alla vita quotidiana. E quindi cerchiamo di ottimizzare i tempi facendo appunto perdere meno tempo alla gente. Il prezzo purtroppo ancora ha la sua parte, diciamo, importante, però non è solo quello, esatto, non è per tutti che funziona così. C'è gente che viene qui perché apprezza, riconosce il servizio, gli strumenti, la professionalità e la cordialità, che penso che sia l'arma migliore. Cioè, secondo me non c'è il trucco per quello che mi riguarda, secondo me basta semplicemente sedersi dall'altra parte, mettersi dall'altra parte e dire cosa vorrei io trovare in questo centro. È quello che ci salvaguardia, perché non è che compri le gomme, te le metti tu sotto, no? Devi andare sempre dal gommista. Poi hai bisogno di spostarli, controllare la pressione, hai bisogno poi di fare la convergenza. Insomma, questo ci salvaguarda. Sì. Perché qualcuno dice sì, oggi sto risparmiando 50 euro su quattro gomme, magari, o di più, o di meno, non lo so. Però c'è quella persona che pensa, ma poi...